abbiamo tempo, altrimenti siamo venuti a Roma a perdere tempo. Ma se mi permette, abbiamo fatto una proposta, ci interessa capire da alcuni soggetti, associazioni e così via, cosa pensano della proposta. Non che ci dobbiamo dire che c'è la crisi nelle campagne. Abbiamo capito, l'abbiamo nominata, ora poi se abbiamo tempo facciamo anche altri interventi, ma se no, allora, io velocemente, abbiamo 40 minuti di tempo al massimo per chiudere questa serata, 10 minuti c'è bisogno alla fine per tirare le somme, quindi possiamo continuare a confrontarci per mezz'ora. Peraltro mi sembra di capire che stanno venendo fuori molti punti di convergenza e di unità intorno non a una sigla geometrica, al fatto che facciamo una somma di sigle che fanno l'ennesimo cartello, come diceva giustamente prima Lino Martone, la nuova un'ennesima campagna o un ennesimo documento. Proviamo a costruire una cosa che abbia un senso a partire dai contenuti. Io mi chiedo se, perché scusate, ma c'è Giacomo della cooperativa Coraggio qui? È venuto? Che mi aveva detto che veniva? No, non c'è. C'è qualcuno della campagna per l'accesso alla terra di Roma? Non è venuto. Ok, allora io chiedo a una delle associazioni dei consumatori che sono presenti, chiedo a... ad Angelo Festa un breve intervento, se Angelo o giovane o tu Carlo io vi chiedo un intervento, avete sentito la discussione, uno dei due che intervenga sul merito per una vostra valutazione diciamo sull'ipotesi di come è possibile mettere insieme le forze, su quali base e come è possibile costruire il percorso. Dopodiché chiedo se ci sono realtà associate che vogliono intervenire, dove per realtà associate si intendono semplicemente altra agricoltura, altre realtà associate, ne prendiamo atto e facciamo poi così, se non abbiamo molto tempo ancora, possiamo fare in modo, visto che ne avremo i tempi, se ci teniamo dentro gli 8 minuti, non di più, perché altrimenti non ce la facciamo, di far anche dare un piccolo spazio di intervento a qualcuno e fare in modo che, visto che sono solo due i comuni presenti, io pensavo ce ne fossero di più, che possano intervenire tutti e due. Quindi io prego intanto subito Carlo di intervenire, va bene Angelo, interviene Carlo? Ok, Carlo, ma ti devo raccontare, l'ho deciso io, ha detto di sì, quindi tu c'hai la barba, è meglio, sei meglio di Angelo. Sì. Dai. Intanto ringrazio Gianni Padris di questo invito a parlare, io non ho preparato niente, comunque come associazione dei consumatori sono presidente regionale della FUMAR e sono molto contento di essere davanti a questa platea e sono con voi diciamo al 100 per 1000, condivido tutte le vostre rivendicazioni e anche noi come consumatori facciamo molta fatica a richiedere sulle certificazioni del prodotto la qualità di origine controllata, da dove arrivano questi prodotti, da dove arrivano soprattutto dove sono coltivati, per dare anche il merito a chi coltiva con determinati metodi, no? I prodotti, siamo per l'agricoltura biologica, contro gli OGM, però ci troviamo sempre di fronte al mondo dei Confindustria che dice che questi prodotti non si possono etichettare troppo in fondo perché si andrebbe contro la libera concorrenza, eccetera. È una battaglia continua, quindi io non faccio altro che incentivarvi a continuare questa lotta. Io come associazione dei consumatori sono al vostro fianco, adesso continuerò a seguire questa vicenda, sono anche molto amico di Sonia perché condividiamo le agende rosse che è il movimento per la legalità in Sicilia con Salvatore Borsellino e quindi è tutto un discorso, le accomati eccetera. Siamo sotto attacco di questo paese con dei politici incapaci che non si rendono conto di quanta fatica c'è dietro il lavoro dei campi e dietro tutto quello che voi portate sulle nostre tavole. Quindi il nostro augurio, il nostro invito è continuare la vostra lotta serrata, noi Associazione Consumatori, APMAR e APMAR per prima e con voi. Grazie. Bene, scusa, non ho dimenticato, Domenico Mangeri. Domenico, vieni. Dovevi intervenire? Allora, Domenico Mangeri,
beh, poi si presenta lui. E ci sono altri pezzi associati, organizzati che vogliono intervenire? Ok, allora Domenico. Io parlo a questa iniziativa perché delegato dalla FIMA, Federazione Italiana Movimenti Agricoli. Purtroppo sono quasi arrivato anonimo nell'anonimato qui, anche se abbiamo fatto il percorso insieme, perché abbiamo una vecchia amicizia con Gianni e con molti altri, però sono venuto in fase esplorativa. Stava sopraggiungendo il presidente, che purtroppo sta in un'altra riunione alla commissione prezzi al ministero e non credo che se la faccia ad arrivare, comunque può arrivare da lontano. Voglio solo dire che sono qui perché condividiamo molti punti, quasi tutti i punti di altre agricolture, quindi sono anche i nostri punti e le nostre battaglie, e che nelle ultime settimane è cambiata qualche cosa di quello di prima, e che quindi abbiamo iniziato un lavoro, diciamo, esplorativo per capire meglio come collaborare con chi sta portando avanti battaglie simili alle nostre, con i nostri stessi obiettivi, quindi nella direzione che diceva anche prima Lino Martone nel suo intervento. Quindi questa, dico che FIMA non è un'organizzazione sindacale e probabilmente non lo sarà mai, probabilmente, e che certamente sta individuando la possibilità di collaborazioni con organizzazioni e con altri soggetti che hanno gli stessi obiettivi e le stesse finalità, perché abbiamo bisogno di mettere insieme tutte le forze, tutte, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Questo è probabilmente la fretta, perché alcune decisioni sono state prese solo nelle ultime settimane o negli ultimi giorni, e quindi non è stato possibile superare altri ostacoli. Voglio dire qualche cosa. Noi riteniamo che la salvezza delle aziende agricole esistenti sia indispensabile, e quindi chiediamo a nostro modo una moratoria perché si vada a definire un po' tutto il quadro dello scenario, sia verso l'IMS, sia verso Equitalia, sia verso altri, sia le banche, quindi verso altri creditori, un piano che rilancia il settore in modo da ricostruire il reddito agricolo, in modo che dobbiamo pagare anche i nostri debiti, almeno in gran parte, ed altre. Questi sono gli elementi. Poi dopo, come ricostruire il reddito agricolo, questo è un argomento un po' più ampio, però certamente parte dalla valorizzazione dei nostri prodotti e dalla giusta remunerazione. Per dirne una, per esempio, l'articolo 62, credo, in uno dei suoi commi prevede il contratto preliminare per la produzione dei prodotti, però poi alla fine se le aziende, se i commercianti o l'industria non rispettano il contratto, all'incirca ha le stesse sanzioni che ha un piccolo agricoltore che ha qualche migliaia di reddito. Questo è, quindi sostanzialmente questa è una cosa che penalizza fortemente il rapporto, non è possibile. E in più i prezzi dei prodotti vanno fissati sulla base dei loro costi, non possono essere fissati sulla base delle esigenze di mercato, perché noi produciamo alimentazione prima, e l'alimentazione è una cosa indispensabile, non importante, perché le cose importanti sono quelle cose che si potrebbe anche farne a meno, però non credo che dall'alimentazione ne possa fare a meno nessuno, e non credo
che nessun paese, nessun Stato membro può fare a meno di avere l'autonomia alimentare. Questi sostanzialmente sono la base. Per quanto riguarda una cosa in particolare, mi permetto di segnalarla all'Europarlamentare, perché anche per il suo intervento è stata piuttosto precisa, che uno dei decreti che la Comunità Europea ha penalizzato fortemente i prodotti agricoli è stato quello del 1881 del 2006, che fissava i limiti di DON, cioè il deossima lenor nel grano, al 1750. Questo non è solo una penalizzazione economica per il mondo agricolo, ma è addirittura una forte penalizzazione, è un problema sanitario, perché sono limiti che nessun corpo umano, visto che non lo superano neanche i corpi animali, nessun corpo umano può superare. Adesso dico uno dei casi che può dire come è stata messa in ginocchio l'economia del sud, favorendo l'economia del nord, perché lì le produzioni sono molto più elevate grazie all'umidità, alla percentuale di umidità molto più alta, però è anche vero che quell'umidità poi alla fine porta le micotossine, cioè queste tossine da muffe che si chiama nel grano, in quel particolare del grano si chiama deossima lenoro e il DON. Voglio ringraziare, vi saluto e spero di portare avanti questa collaborazione che oggi ho voluto testimoniare. Grazie. Allora, siccome non ci sono altri interventi organizzazionali adesso, sono 10, io prego in un quarto d'ora di dividere, io so che sono però dobbiamo lasciare la sala, quindi ci sono problemi poi, quindi prego, diciamo 8 minuti a testa di fare i due interventi, i due comuni che sono presenti, quindi no, ma poi dovete prendere l'aereo, dobbiamo dare un senso a questa serata, quindi alla fine, quindi Concetta Fiore e poi Ciccio La Rosa subito dopo, i due interventi semplici, se riusciamo a stare, poi dopo c'è il tempo per una piccola osservazione di Dino che l'ha chiesta prima, e poi chiudiamo la serata. Concetta.